attraverso minacce e violenze hanno tentato di indurre le vittime del pizzo a ritirare le denunce. Sono finite così in arresto 9 persone. I reati si sarebbero consumati a Volla nel napoletano, ma polizia e carabinieri hanno agito anche in provincia di Salerno. 3 delle persone arrestate, infatti, sono state rintracciate ad Ascea. I reati contestati dalla DDA e dal GIP di Napoli sono, a vario titolo, tentata estorsione, intralcio a giustizia, detenzione e porto di arma comune da sparo, tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di aver agito per agevolare l'attività e gli scopi di associazioni camorristiche. Al ristoratore di Volla, secondo quanto emerso dagli accertamenti, è stato imposto un pizzo di qualche migliaio di euro, che poi nel tempo è anche lievitato, ma lui, invece di pagare, ha deciso di rivelare tutto alle forze dell'ordine. Le indagini della compagnia carabinieri di Torre del Greco e del nucleo investigativo della tenenza di Cercola, della squadra mobile di Napoli e del commissariato di Ponticelli sono iniziate dopo quella denuncia e hanno consentito di scoprire altri diversi analoghi episodi di estorsione perpetrati da presunti appartenenti al clan Aprea, De Micco, De Martino e Mazzarella ai danni di altre vittime. Non solo, gli investigatori sono anche riusciti a documentare i tentativi di costringere a chi aveva denunciato il pizzo a fare marcia indietro con minacce e violenza. Quindi le operazioni dei carabinieri, che sono state portate avanti anche nell'alba di ieri ad Ascea, in una zona del Cilento dove 3 dei presunti camorristi erano in vacanza.